ci siamo conosciuti qua, 15 anni fa, all'interno dello stabilimento di Carinaro. E da un'amicizia alla fine è diventata l'amore. Ci siamo sposati 8 anni fa e quindi praticamente abbiamo costruito tutto il nostro futuro su questo stabilimento. Abbiamo comprato casa, abbiamo un mutuo di 900 euro, abbiamo 2 bambini. E praticamente la Indesit è il nostro futuro, era il nostro futuro e speriamo che lo sia ancora. Sembra che ci stanno riuscendo ambi le parti, la Whirlpool con i sindacati, cercando di far sì che questa realtà rimanga qua. Noi stavamo al Ministero a Roma, all'improvviso sentiamo la notizia, vabbè, abbiamo sentito di dire non chiude Carinaro. Sai, c'è stato sgomento, brividi sulla pelle quando l'abbiamo sentito, vabbè, tolta la chiusura, è stato come uno che sta in coma e si risveglia. Abbiamo dato noi stessi per questi stabilimenti, abbiamo abbandonato famiglie, ho abbandonato figli, mi sono messa sempre a disposizione dell'azienda perché io ci ho sempre creduto in questa azienda, non ho lavorato mai perché l'azienda era Indesit, ho lavorato perché questa azienda era mia principalmente, ci ho lavorato come se fosse mia, ci credo, ci voglio credere e spero che non mi tolgano il mio futuro, mio, di mio marito e dei miei figli dalle mani. Un operaio non è un esubero, anzi dà l'opportunità a una grande multinazionale di diventare così grande, perché io penso che senza di noi loro così grandi non ci sarebbero diventati. Insieme a loro, che sono la testa, noi ci abbiamo messo le braccia e l'abbiamo fatta crescere e ci abbiamo messo principalmente il cuore. Però voglio andare in pensione con il marchio Whirlpool, mi voglio fare vecchio, anziano, grande, perché sono ancora piccolo e la Whirlpool ce lo può dare questa possibilità, perché è una multinazionale che dà lavoro a migliaia e migliaia di persone e compresi queste migliaia ci siamo pure noi. La Campania è bella, venite a visitare i nostri stabilimenti, venite a vedere le nostre terre come sono, perché non dobbiamo portare solamente il marchio della terra dei fuochi, perché non siamo solo queste, siamo giovani e quindi non ci spezzare il futuro.